Buonasera. Buonasera a tutti. Diamo un po'. Eccoci. Eccoci in diretta. Allora, vediamo un pochino se va tutto bene. Una prova tecnica. Perché, come sapete, la tecnologia è sempre un po' difficile. Almeno per quanto mi riguarda, comunque vi invito a darmi un feedback, a dirmi se mi sentite bene. E intanto vi do il benvenuto a questa diretta che diciamo verterà sulle scuole dionisiache. Le scuole dionisiache è un argomento molto interessante anche perché fa parte di una cultura molto molto antica. Intanto vi invito a farmi sapere se mi vedete, se mi sentite. Enrico, Anna, aspetto un attimo. Intanto vi volevo dire dal punto di vista tecnico che a volte questo video dopo un po' si oscura, mi è successo già 2 volte. E quindi eccoci, adesso dovremmo essere in diretta. Questo fenomeno, insomma, bisogna un po' stare attenti. Adesso vediamo. Se si vede, se qualcuno di voi mi fa un cenno. Ecco, allora vedo che siete già in diretta. Paola, ciao Paola, buonasera. Allora, benvenuti a tutti. Cominciamo questa diretta di giovedì 18 febbraio. Sempre per Focus 3.0, il mistero della vita. Questa rubrica si intitola La sapienza occultata ed è un appuntamento mensile che facciamo sempre tutti insieme. Oggi parleremo delle scuole dionisiache, che sono davvero interessantissime. Forse le più interessanti tra le scuole misteriche del passato. Intanto ringrazio ovviamente Enrico Ballantini e soprattutto Anna Tamburini Torre per l'ospitalità in questo canale perché mi hanno davvero dato un grande spazio e quindi sono molto grata agli organizzatori. Allora, cominciamo a sprombattuto anche perché le cose da dire sono tantissime. Allora, si tratta di scuole, quindi di un sapere, una sapienza antichissima. Quello che noi chiamiamo oggi sciamanesimo, cioè la scuola sciamanica, ovvero quelle persone dotate di così particolari poteri da poter viaggiare tra i mondi, perché questo è lo sciamano, la parola sciamana è una parola siberiana, dove appunto esistono delle tradizioni sciamaniche potentissime in tutto il nord Europa, Mongolia, Russia, eccetera. E, però quello che noi oggi chiameremo sciamano, una volta nell'antica civiltà greca veniva chiamato dionisiaco. Cioè chi partecipava a queste scuole iniziatiche, a queste conoscenze, in realtà erano delle scuole sciamaniche. Allora, la scuola sciamanica si vede e si sente bene, perfetto, tutto ok? Ciao Silvia, ciao Rossella, ciao Maria Rosaria, ciao. E quindi queste scuole sciamaniche non avevano ancora questo nome, ovviamente.
Ed erano scuole dedicate al dio Dioniso. Allora, parliamo un po' di questa strana divinità, molto strana perché è una divinità doppia, è una divinità, diciamo, quasi dell'inizio. La parola Dioniso significa nato due volte e vedremo il perché, perché la storia di questo personaggio è quanto mai affascinante. Intanto è un'entità. Allora, noi dobbiamo capire che gli dèi per l'antichità erano idee, diremmo noi oggi, erano energie, erano personificate e anche erano, diciamo, raccontati tramite miti, cioè tramite narrazioni, però erano comunque sempre delle energie potentissime che diciamo, venivano denominate in un certo modo. La storia di Dioniso, appunto, nato due volte, allora, nato due volte sia nel mito, che adesso poi vi racconto, sia anche perché chiunque, diciamo, abbia l'avventura e la bellezza di poter accedere a una scuola iniziatica, in realtà nasce due volte. Uno quando nasce naturalmente dalla propria mamma, diciamo, biologicamente. L'altra nascita, la seconda nascita, quella più importante, è quella che riceve l'iniziato quando ha finito l'iniziazione, cioè quando ha fatto questo passaggio, è una specie di limen, è una specie di porta di conoscenza. E una volta effettuata l'intero percorso iniziatico, la persona non sarà mai più uguale a prima, sarà un'altra persona, una persona appunto iniziata, una persona sapiente, una persona che sa, che conosce i misteri. Ecco perché chiunque si sottoponga a queste cosiddette discipline, in realtà nasce due volte ed è la seconda nascita quella che conta davvero, cioè quello che davvero tu sei. Allora, raccontiamo un po' la storia di Dioniso. Buonasera a tutti. Ciao Giuseppe. Ciao Maria. Ok. Allora, Dioniso è sicuramente figlio di Zeus, cioè il pater in questo caso è certo, contrariamente alla natura che dà invece sempre la mater certa. Ma nel mito Dioniso in realtà, diciamo, ha la possibilità di avere due madri. La più probabile, quella che poi, di cui il mito e anche le scuole iniziatiche fanno fondamento, è la storia di Semele. Semele era una bellissima ragazza di cui, umana, mortale, di cui Zeus si invaghisce e che ha una strana vicenda, perché rimane incinta appunto di questo bambino, ma le sue sorellastre, le sue sorelle cattive, qui ci rimandiamo all'altra fiaba iniziatica che io poi tratto nel libro che molti di voi avranno già letto, che comunque vi faccio vedere, le fiavi iniziatiche. Ecco, in questo libro io tratto, diciamo, questi antichi collegamenti tra i miti greci o anche comunque altri tipi di miti e le fiabe classiche della nostra cultura. Qui siamo di fronte a una Semele ha una vicenda simile a quella di Cenerentola, cioè le tre sue sorellastre cattive, invidiose che Semele abbia fatto innamorare di sé cotanto Dio, ecco, tanto Dio, perché stiamo parlando di Zeus, il più potente degli dèi, diciamo, le dicono delle cose cattive e cominciano a insinuare che quello che si presenta agli occhi di Semele, essendo umana,
si presenta come un umano, in realtà non fosse un umano, ma fosse un mostro che chissà che cosa nascondeva. È un po' anche la storia di Eros e Psiche, no? In cui anche lì, sempre come le sorellastre di Cenerentola, viene inculcato nella povera Psiche il dubbio che l'essere meravigliosa, che la ama tutte le notti e che le rende felice la vita, sia in realtà un mostro. Cosicché anche Semele viene colta da curiosità e vuole capire, vuole vedere, vuole vedere. E a questo punto obbliga Zeus a manifestarsi. Ora, Zeus era il più grande, era un dio, anzi. Ciao Saida, ciao. Ciao Sid. Ciao, ciao Enrico, ciao. Allora, il povero Zeus non sa cosa fare, perché in realtà sa che se acconsentirà alle preghiere di Semele, possanza, la sua grandezza, la sua luce divina potrebbe incenerirla. Nonostante questo, la ragazza è così insistente che alla fine Zeus cede e si manifesta in tutta la sua potenza divina. A questo punto Semele non regge la visione di questa cosa immaginifica, di questa cosa incredibile, non umana, e così che muore. Quindi Zeus cosa fa? Prende questo bambino ancora nella pancia della mamma e lo mette in una sua coscia. Ora, le cosce di Zeus sono delle strane cose nel mito, perché contengono un utero, evidentemente, perché queste cosce gigantesche sono in grado di tenere a caldo, di tenere, diciamo, in incubatrice un feto. Vedremo che anche Atene avrà più o meno la stessa genesi, anche se molti miti dicono che invece che dalla coscia, come sicuramente è nato Dioniso, Atene sia nata dalla testa. Comunque, sempre il corpo di Zeus era stranamente anche capace di partorire. Quindi il dio partorisce il proprio figlio da questa coscia. Dioniso è bellissimo, è un bambino eccezionalmente bello. I titani, che erano poi gli zii, diciamo, se vogliamo usare una parentela così comune, umana. I titani se ne invaghiscono e qui avviene un fenomeno che molto spesso nelle mitologie, soprattutto nelle mitologie sacre, avviene molto spesso. Cioè moltissimi dei in realtà devono sottostare a quello che in greco si dice spargamos, ovvero lo smembramento del dio. Questa è una cosa violenta, una cosa macabra, ma moltissime antiche religioni, tra cui anche Osiride, viene smembrato, e così Attis, e così Zoroastro, eccetera, cioè tanti dei, Mitra, tanti dei, compreso il nostro Cristo cristiano, il nostro Gesù Cristo, che comunque ogni volta che noi prendiamo l'Eucaristia ci viene detto il corpo di Cristo, come se ci fossero pezzi del corpo del Dio che vengono mangiati dagli adepti. Ora, non è questo sistema, questo smembramento, è un fenomeno antichissimo, addirittura risalente alla prima preistoria, cioè il concetto che mangiando un corpo
di un nemico, per esempio, se ne acquisiva la forza. Ecco che spessissimo il cannibalismo sacro veniva praticato da tantissime tribù antiche e così veniva inglobato, diciamo, mangiata la forza del Dio, cioè il numen, il nous, direbbero gli antichi. Quindi il nucleo della divinità e viene mangiato dai vari adepti. Quindi il povero Dioniso viene ingannato da questi cattivi titani, i quali, vedendo questo magnifico bambino, se ne innamorano e vogliono mangiarlo vivo, e per distrarlo gli danno dei giocattoli magici con i quali Dioniso si trastulla. E tra questi giocattoli sono sette i giocattoli che danno gli oggetti sacri, gli oggetti magici che vengono dati a Dioniso, tra cui uno specchio. Lo specchio di Dioniso è un altro dei miti fondanti di queste iniziazioni. In realtà tutto è un riflesso di tutto. Noi stessi siamo riflessi. Adesso poi con questi mezzi tecnologici io mi rifletto dentro uno schermo che viene portato a voi, dove voi vi riflettete. La parola stessa riflettere significa anche pensare, capire. Quindi dal riflesso noi capiamo. Se non ci potessimo specchiare, non sapremmo chi siamo. La parola pupilla, lacorè in greco, è la figurina piccola piccola che noi vediamo nella pupilla dell'altra persona quando ci guardiamo negli occhi. E spesso l'innamoramento avviene proprio perché ci si guarda negli occhi, ci si guarda nelle pupille. E in questo modo si trasmettono delle emozioni così profonde, così uniche, così dionisiache. E questo è uno dei fenomeni per cui Dioniso è così importante. Pensate un po' che Freud lo scelse come dio della psicanalisi, come ante litteram, ovviamente. In realtà Dioniso è proprio il dio della follia, il dio del doppio, è considerato anche un ermafrodito. Quindi che aveva valenze sia femminili che maschili. La potenza di Dioniso è il fatto che rinasce, risorge grazie a Zeus, che nonostante che i titani lo smembrino e ne mangino le carni, Zeus o Atena, ci sono vari miti che dicono l'uno o l'altro, conservano il cuore del bambino divino e di questo cuore, dei pezzetti di questo cuore divino è fatto il cuore umano, l'anima umana. Quindi noi siamo per quel pezzettino divini grazie al fatto che Dioniso abita in noi, che una parte del cuore di Dioniso è vivo tramite noi, nella nostra quotidianità. Noi siamo dionisiaci. Dioniso è il re della follia, il re della poesia, è il dio che crea. La parola poesia viene dal greco poieo, che vuol dire creare. La poesia è la creazione più alta, difatti le anime più alte parlano in poesia. E Dioniso è poietico, ovvero è fattore di mondi, creatore di mondi. Ecco perché vi dico che le scuole esoteriche
dionisiache assomigliavano molto a quelle che oggi noi definiremmo sciamaniche. Cosa fa lo sciamano? Lo sciamano è in grado di viaggiare tra i mondi inferi, dove va a cercare l'anima persa di chi, per esempio, si è ammalato, o a cercare la ragione per cui determinate energie non sono placate, sono quindi in guerra e quindi creano male, e poi riesce a riemergere portando la conoscenza del motivo di quella malattia o di quella catastrofe o di quell'avvenimento. Questo è il viaggio sciamanico. Spesso gli sciamani usano delle sostanze psicotropiche, delle sostanze allucinogene, dei funghi, delle erbe. E anche nelle scuole iniziatiche dionisiache si usavano queste erbe magiche, queste erbe speciali. La differenza però tra chi usa, diciamo, le droghe senza conoscenza e che quindi sono una perdita di anima, anche era ancora adesso la piaga delle persone che in qualche modo fanno gli sballi, non si sballano, eccetera, non raggiungono nessuna conoscenza. La conoscenza è data solo da chi sa gestire queste cose, da chi è in grado di andare nel profondo della propria anima, mantenendo ben dritta la rotta in modo da poter poi risalire. Questo fenomeno in greco era la katabasi, ovvero la caduta negli inferi, nell'underworld, direbbero adesso gli inglesi, nella tana del bianconiglio di Alice si cade giù, per andare ad esplorare il mondo del male, il mondo da dove nascono le cose negative. Ma lo sciamano, ovvero l'iniziato, il nato due volte, deve essere in grado poi di risalire e di portare alla luce, ed ecco l'altro fenomeno detto appunto anabasi in greco, quindi katabasi giù, anabasi su. Quindi quando lo sciamano riesce a fare il doppio passaggio, allora ha la conoscenza e la guarigione, perché diciamo il viaggio sciamanico è un viaggio di guarigione, e anche le scuole iniziatiche dionisiache erano scuole di guarigione. Le persone guarivano conoscendo l'origine del proprio male. Anche la psicanalisi, in un qualche modo, anche se in modo molto lato, cerca questo. A volte la psicosomatica, per esempio, che è un'altra branca della medicina molto importante. Oh, voi fate domande, io intanto continuo a parlare, vi racconto le storie, però mi raccomando, fatemi domande, perché così dopo vi rispondo, piacere. Allora, mi devo un po' avvicinare, se no non vedo. E quindi lo sciamano, ovvero l'iniziato, era in grado di guarire. Molte persone malate si dedicavano alla conoscenza dionisiaca, proprio perché poi da questo potevano trarre insegnamento per guarire. Anche la moderna psicosomatica in qualche modo fa lo stesso percorso, cioè rende chiaro il legame che c'è tra la psiche, cioè l'anima, la nostra psiche profonda e il nostro corpo. Molto spesso prima ci ammaliamo nella parte profonda di noi, prima di sviluppare una malattia fisica. La malattia fisica è solo l'esternazione, ormai ultima. Perché dopo la malattia fisica il corpo muore, quindi dopo non c'è più possibilità di recupero. È l'ultimo, come dire, l'ultimo grido d'allarme che il corpo, che l'entità umana, che voi come esseri umani potete lanciare dicendo,
come dicevano i latini, aita, aita, cioè aiuto, aiuto, aiutatemi, perché quella è l'ultima spiaggia. Quando la malattia è conclamata, è vero che possono servire i farmaci che conosciamo noi, poi oggi, di sti farmaci ne abbiamo anche troppi, ne usiamo anche troppi. Comunque, diciamo che la malattia viene curata tramite farmacon, che poi in greco vuol dire veleno, e questo già ve la dice lunga su che cosa sia un farmaco. Ma gli sciamani non vanno tanto a curare il sintomo quanto a curare l'origine psichica, l'origine divina, quell'anima che si è ammalata, che ha toccato il male, che è andato nell'underworld, che è andato nel buco nero degli inferi e che quindi da lì deve essere tratta fuori, tirata fuori e guarita. Solo se viene tirata fuori è come un pozzo nero in cui le anime malate stanno e lo sciamano, che è quello che sta fuori dal pozzo, come se lanciasse una corda. E l'anima si può aggrappare, venire su, avere consapevolezza, l'uscita dal pozzo nero, l'uscita dagli inferi, l'anabasi, quindi l'elevazione verso il divino, verso l'alto, verso la purezza, porta guarigione. Chi riesce in questa impresa sarà nato due volte, sarà Dioniso, sarà un iniziato, sarà una persona che è riuscita a trovare il bandolo della matassa del male. Quindi questo era quello che ci si proponeva. Quando e perché la psiche infelice sul corpo provocando disagi, mi viene chiesto. La psiche si ammala per mancanza d'amore. Qualunque forma di non amore va a toccare la nostra anima profonda, perché l'anima è amore, è Eros, è Dioniso, è follia, è amore. E qualunque cosa vada a intaccare e soprattutto a chiudere, perché l'anima vola libera e quindi se viene imprigionata dalla famiglia, dalle tradizioni, dal così non si fa, mi raccomando, le brave ragazze non lo fanno, eccetera. Qualunque cosa sia che blocca questa energia, l'anima si ammala. A volte si ammala solo l'anima, la psiche, il corpo sembra a posto, sembra. Perché poi in realtà quando l'anima è sofferente, in qualche modo viene fuori. Molto spesso le persone non sono consapevoli del legame profondissimo che c'è tra l'anima e il corpo. In realtà è un tutt'uno. Noi siamo uno, pur avendo tanti strati. Fate conto una cipolla, no? In cui il nucleo è l'anima e poi man mano tutti i vari strati. Ma non è che lo strato superficiale, pur avendo anche un colore diverso, sapete che la cipolla dentro è bianca e fuori per caso è rossa o arancione, no? Quindi questa copertura comunque è in connessione con l'interno. Siamo sempre un tutt'uno, al di là dei vari strati. È chiaro che quando è sempre l'anima che si ammala, a volte rimane solo lei ammalata e comunque anche questo porta disagio alla persona. Spesso si ricorre appunto a stordimenti che possono essere psicofarmaci, possono essere droghe, possono essere alcol, possono essere tanti fenomeni in cui l'anima disperata cerca l'oblio. Ma in questo caso è l'ottundimento e non è la soluzione. Si cerca l'ottundimento. E non si capisce invece che proprio affrontando i mostri, entrando dentro
nell'anima, facendo il viaggio sciamanico, facendo il viaggio iniziatico, si arriva a toccare quei punti dolenti e la persona divina che noi siamo, siamo tutti divini, in quel momento toccherà la propria divinità e avrà la forza di ripulire, di togliere le gabbie, di liberare l'anima. L'anima viene spesso rappresentata come una colomba, come qualcosa di etereo, qualcosa di volatile, no? L'anima è qualcosa di impalpabile, di meraviglioso, di luccicante, di trasparente. Ecco, libera l'anima e la persona non potrà essere altro che sana, risanata. Quindi, diciamo, la guarigione sciamanica avviene proprio attraverso l'iniziazione dionisiaca. Sono solo parole diverse, no? In greco erano appunto le scuole dionisiache, in Siberia erano le scuole sciamaniche e in altre culture si chiamano in un altro modo, però sempre della stessa cosa stiamo parlando, ok? È sempre lo stesso evento. In un altro modo, nel Vangelo degli Esseni. Sì, Carlo, hai ragione. Infatti, ogni scuola iniziatica, compresa quella degli Esseni, anche Cristo è considerato da molti un esseno, erano a conoscenza di questa verità, perché è una verità condivisa da tutte le culture del mondo. Vi ripeto, cambia il nome, cambia la modalità. In India, per esempio, era il Tantra, no? Attraverso il Tantra, attraverso i sacri testi, venivano riscoperte l'antica, il nucleo fondante, che poi altro non era che il nucleo d'amore, cioè il nucleo, diciamo, che permetteva il rapporto d'amore. Se noi sapessimo vivere amore nella nostra vita non ci ammaleremmo mai. Cioè, chi vive in amore non si ammala mai. Il problema è che spessissimo non viviamo in amore, siamo staccati, la nostra anima vola da una parte, il nostro corpo sta nell'altra, la nostra mente, la mente è tagliente, la mente analizza. La mente è diabolica, davvero, a volte la mente impedisce al cuore di accedere all'amore ed è quella mente che poi crea la malattia e il corpo poi ne subisce le conseguenze. Perché? Perché siamo un tutt'uno. Vediamo altre cose. Nello sciamanesimo la mente mentale com'è considerata? È considerata una manifestazione psichica della coscienza? Ora, la malattia mentale è cambiata di secolo in secolo, di zona in zona, di popolazione in popolazione, di cultura in cultura. In alcuni tempi la malattia psichiatrica era considerata segno di Dio. Lo scemo del villaggio, il famoso, il pazzo, quello che vedeva il mondo da un altro punto di vista, era considerato sacro. Negli antichi villaggi, questi personaggi, ma anche per esempio nella cultura degli indiani nativi d'America, c'è questo personaggio che era quello strano, quello che vedeva gli spiriti. Ecco, questo personaggio qui, in una nostra cultura occidentale così razionale, così dura, così violenta, così dedita solo alla materialità, al denaro, all'accumulo di denaro, questo tipo di persona viene assolutamente considerata pazza e quindi rinchiusa in quanto pericolosa. Quindi, come vedete, le interpretazioni degli eventi umani cambiano sia di epoca in epoca che di zona culturale rispetto a un'altra zona culturale. Quindi non c'è una linea
definitiva, dipende da dove ci troviamo, con quale popolo ci stiamo trovando, con quale tipo di cultura. Oggi noi abbiamo una cultura cattiva, una cultura di dominazione, che io devo diventare il più ricco di tutti, il più forte di tutti, quello che ha più potere di tutti. Perché se io non divento questo, io non valgo nulla. Questa è una distorsione mentale terribile che noi ci portiamo dietro da molti secoli. Quale tipo di sciamanesimo è possibile studiare qui in Italia? Bene, ci sono varie scuole di sciamanesimo e vi indico una che è una mia carissima amica che io stimo moltissimo, che è la Selene Calloni Williams. Lei fa proprio sciamanesimo siberiano, lei è stata in Sri Lanka, ma ci sono tanti altri personaggi che diciamo usano queste tecniche per poter andare a pescare l'anima, come si faceva nelle scuole dionisiache. Ma la volontà della persona malata quanto influisce in una riuscita di guarigione? Tantissimo. Voler guarire è già guarire. Vi racconto la mia storia personale perché io ho avuto una malattia molto grave da piccola. E io ricordo che avevo 7-8 anni, che avevo questo corpo così debole, che non stava in piedi, eccetera. E mi sono detta, se ci sarà un modo per uscire da questa cosa, io lo troverò. Non sapevo ancora cosa dovevo fare. È chiaro che la medicina allopatica, quella classica, ti porta a fare le operazioni, cosa che ho fatto, ne ho fatte tante. Operazioni anche abbastanza dolorose e serie, ma io dovevo guarire l'anima, io dovevo riuscire a capire come trovare quel fondo così fondo, perché quando le malattie sono gravi è molto fondo, vi assicuro, non si può fare un pezzettino e poi dire beh, vabbè, basta, no. Bisogna essere implacabili, bisogna essere indefettibili, bisogna arrivare fino al fondo. E a volte il fondo è molto fondo, vi assicuro. Però nel momento in cui riesce la volontà del malato, riesce ad arrivare lì, è fatta. Cioè dopo si sta bene, dopo non, la malattia scompare, anche se nel mio caso, per esempio, i postumi di quella malattia sono ancora evidenti, però io sto benissimo, cioè io godo piena, assoluta salute e non ho più nessun problema dal punto di vista fisico. E questa è una grande conquista, quindi io proprio ve lo dico per certo, perché l'ho fatto io, quindi sono testimone dirette. Sì, il tantra nasce nello sciamanesimo come anche il taoista, il taoismo. Sì, anche il buddismo. Sono tutte discipline che mirano a una sola cosa, alla ricerca dell'anima e alla guarigione dell'anima. Nel momento in cui tu hai l'anima guarita, il tuo corpo per forza sta bene. Non è compatibile una malattia con un'anima sana. Il problema è che l'anima spesso è ancora negli inferi, vive ancora molte angosce, vive ancora molte paure, vive ancora delle divisioni. Sono i tagli che facciamo all'anima, che la nostra cultura fa all'anima. C'è una lucidità inaspettata e una saggezza antica nelle parole delle persone affette da molte patologie mentali considerate gravi. Certo, ciò che non si capisce quindi è pazzo. No, ciò che non si capisce tu non lo capisci, punto. Che poi sia da considerare pazzo è solo se è pericoloso per l'incolumità degli altri. Ma se questa persona in realtà è solo capace di vedere cose che gli altri non vedono,
Questo nelle antiche culture era considerato un veggente. I veggenti, Tiresia, i grandi profeti, tutta la Bibbia è piena di queste persone che vedevano cose stranissime. Non lo so, hai capito? Vedevano il fuoco nei cespugli, vedevano Dio sulle montagne, vedevano raggi, vedevano glorie di Dio scalpitanti. Cioè, vedevano veramente cose incredibili che davvero si fa ancora oggi fatica a capire cosa davvero fossero. Il mio amico Mauro Biglino ne sa qualcosa. Eppur tuttavia queste persone, altro che pazze, erano considerate addirittura scelte da Dio, erano considerate sacre, erano considerate, e lo erano molto probabilmente. Il sacro di per sé significa separato dagli altri, quindi diciamo separato in quanto dedicato a un Dio, e per sua natura la divinità non è comprensibile dall'umano. Tutto ciò che in qualche modo appartiene alla divinità è sovraumano, e quindi l'umano semplice non ce la fa mica a capirlo. Penso che non ci ammaleremo più quando non avremo più bisogno della malattia. Certamente, Carlo, hai perfettamente ragione. Quando l'anima ha capito, quando l'anima è completamente aperta ed è in amore, a me piace dire che è così, cioè ama, ama indipendentemente, ama comunque. Bene, questa persona è sana. Poi ci saranno dei blocchi o degli impedimenti all'espansione dell'amore. E quello bisogna farci conti con i blocchi che la nostra società mette. Perché se c'è una cosa che il potere non può sopportare, è l'amore. Il potere deve uccidere l'amore. Altrimenti l'amore è troppo potente, per cui il potere deve dividere, divide et impera, quindi deve dividere. Come fa a dividere? Divide la mente dal cuore, taglia il cuore dai genitali, taglia il corpo dalla psiche, e quindi siamo tutti degli specie di spezzatini. Siamo tagliuzzati da tutte le parti e poi dopo diciamo sto male. Ah, voglio vedere il contrario. Ci hanno spezzettato da tutte le parti e siamo grondanti sangue, grondanti dolore. Siamo stati tagliati violentemente, questo da migliaia di anni. La salute è ricucire. Riattaccare le parti, far funzionare tutto il nostro essere. Noi non possiamo staccare, per esempio, il sesso. Il tantra è un esempio. Cioè, la nostra cultura ha tagliato totalmente il sesso dal resto, che poi in realtà la potenza sessuale è una delle potenze divine più enormi. Cioè, togliere il sesso vuol dire togliere amore. Quindi, cos'è la sensualità? La sensualità è abbracciarsi, stare insieme, fare l'amore, procreare, creare, essere felici, avere gioia nella vita, tutto questo è amore. E che cosa fa il potere? Cancella tutto, dice che è peccato, dice che non ci dobbiamo più toccare, non dobbiamo, siamo infetti. E abbiamo tutte queste narrazioni ultime che sono terrificanti. Per tornare al nostro Dioniso, anche Dioniso fu tagliato a pezzi. Sento una cosa, sintomi che si rubricano nel patrimonio. Cosa si può considerare? Malattia mentale, la mancanza di empatia. Allora, io non mi addentro nella malattia mentale, prima di tutto perché non sono medico e non sono psichiatra. Quindi lascio a loro questo arduo compito. Io posso dirvi che la malattia mentale è stata solo vista in modo diverso nelle varie culture. Quindi non, è sempre opinabile che cosa sia il malattia. Per esempio,
la famosa isteria, no, delle donne. Si consideravano le donne isteriche semplicemente perché le donne, essendo prigioniere praticamente a vita negli harem e nelle costrizioni che noi sappiamo benissimo, e qui non sto a raccontare, le donne spesso si facevano anche del male, come dire, si autoflagellavano, eccetera. Quindi vivevano delle disagi mentali molto potenti, ma era dato dalla costrizione, non dal fatto di essere donne. Ma era talmente comune tra le donne l'isteria che appunto Freud cadde in questo misunderstanding, in questo fraintendimento gravissimo, perché poi le donne ne ebbero delle conseguenze gravissime su questa cosa. Quindi bisogna stare molto attenti, e certamente non tocca a me parlare di malattie mentali. Però vi parlo appunto della follia di Dioniso. Follia che, come vi ho detto, spesso si tramuta in poesia. Il poeta è sempre un po' folle. Alda Merini insegna, Alda Merini è una grandissima poetessa che io conobbi molti anni fa, era molto anziana allora. E io ero giovane giovane. E Alda Merini è una donna che ha vissuto proprio la pazzia sulla sua pelle ed era una grandissima poetessa, per cui spesso le due cose vanno insieme. L'umanità però pare abbia soltanto la possibilità di farlo attraverso il dolore e la sofferenza. Perché? Perché il dolore e la sofferenza ci fa muovere. Lo stare bene. Se tu stai bene, non hai mica bisogno di muoverti, stai lì nel paradiso, sei a posto. È la sofferenza che ti fa muovere. Se ti fanno male i piedi, tu cerchi una cura. Se ti fa male la testa, vai da qualche parte. Cerchi, 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 cerchi. È la ricerca il punto. Noi non dobbiamo trovare la verità, noi dobbiamo ricercarla. È nella ricerca stessa che sta la salute. Man mano si ricerca, e poi la ricerca è infinita, perché non è detto che sia un medico quello che ti può curare. Può essere uno sciamano, ma puoi essere anche tu stessa, con le tue capacità introspettive, a vedere dove ha colpito la tua malattia, quale parte di te devi portare alla luce, quale parte dolorosa di te devi portare alla luce, per poterla poi guarire, perché solo quando è fuori e tu la vedi puoi guarirla. Fino a che rimane dentro è un daimon, dicevano i greci, no? Il daimon, il demone, è qualcosa che ti mangia le viscere. È quello che, appunto, non volendolo sentire, tu ti vai e ti ubriachi. Per tornare alle scuole dionisiache, questo fu poi nella storia di Dioniso. Perché il mito è antichissimo, ovviamente parla dei primordi dell'umanità, ma poi man mano che si sviluppò e si svilupparono queste scuole, degradarono. In epoca romana, per esempio, allora i romani erano come i cinesi di oggi, cioè copiavano tutto ciò che la Grecia aveva fatto, ma lo copiavano un po' male, avevano co copia e incolla, preso tutti gli dei greci, riportati a Roma, cambiato il nome e fatti romani. Esempio, non so, Ares diventa Marte, Palla di Atena diventa Minerva, eccetera, eccetera, Artemide diventa Diana, Dioniso diventa Bacco. Le famose baccanti di Euripide, altre non erano che le Menadi, che erano queste donne invasate dal dio. Spesso le scuole iniziatiche dionisiache erano più frequentate da femmine che da maschi, pur essendoci anche i maschi, però l'ebbra dionisiaca è femminile. Queste donne erano delle donne potentissime. Dimenticatevi la donnina pallida
spaurita che la nostra cultura vorrebbe vedere, no? La baccante era un'invasata, era una che urlava. Il tantra è molto simile a questa esperienza. L'esperienza tantrica è l'entrata del Dio dentro il tuo corpo, cioè tu vivi la divinità e quindi in qualche modo il tuo corpo ne viene scosso. E queste persone ballavano e ballavano, si dimenavano fino a cadere svenute dalla fatica. E pur tuttavia ancora ballavano e si dimenavano. Sapete, per esempio, nel nostro meridione, voi conoscete la tarantella, la taranta, tutti questi balli sono balli dionisiaci, sono balli che derivano da quell'antica cultura e sono balli estatici, cioè tu balli fino a perdere conoscenza, andare in un altro mondo, vivi esperienze mistiche. E come dire, raggiungi determinate conoscenze. Se una persona davvero balla con consapevolezza e non solo per stordirsi, purtroppo le antiche conoscenze sono state perdute e adesso si balla solo per stordirsi, o addirittura si assumono droghe per stordirsi e non per capire. Quindi è molto diverso. Quello che si faceva una volta da quello che si fa oggi, però è un antico eco, è un eco di quello che era nell'antichità. Perché anche questi balli tarantolati, no? Addirittura, vabbè, la tarantola è un ragno, no? Che dà veleno, quindi sì, le baccanti, appunto. Alla fine della danza si nutrivano del dio. Sì, infatti queste menadi erano così folli che andavano nei boschi, prendevano con le mani nude piccoli animali, tipo conigli, piccoli porcellini, scoiattoli, insomma, tutti gli animaletti che riuscivano a prendere con le mani e poi li scuoiavano vivi e mangiavano le carni vive di questi animali, quindi erano spesso sporche di sangue, venivano rappresentate con dei serpenti tra i capelli, pare proprio che il serpente fosse uno degli animali più sacri, no? Delle antiche menadi. E questo gruppo di donne invasate dal dio Dioniso formavano il famoso Tiaso, si chiamava Tiaso questo gruppo di donne, da cui poi derivano le streghe. Il Sabba non è altro che dopo molti, molti secoli, non è altro che il ricordo di quelle antiche libagioni, di quelle antiche follie, di quelle antiche, come dire, perdita di senno, no? Che le famose menadi, le baccanti. Oh, la danza dei sufi. Oh, la danza dei sufi è un'altra cosa, ma in un qualche modo ha attinenza sempre. La danza dei sufi è una danza sacra di persone che cercano il sacro, esattamente come facevano gli antichi riti sciamanici dionisiaci. Le persone cercavano il sacro, non lo sballo. Quello che adesso l'ignoranza di oggi è che si cerca lo sballo e non si arriva più da nessuna parte, anzi, si va nell'inferno, nell'inferno della droga, nell'inferno dell'obnubilamento, della pazzia. Non a caso esistono due parole, mi piace bene sottolineare questa differenza tra pazzia e follia. La pazzia è la perdita del senno, è una malattia la pazzia, e chi è pazzo sta veramente male. Il folle no, il folle è il poeta, il folle è il cantastorie, è la persona che racconta i miti. Il folle è quello che vede altri mondi. E
ed è capace di andare in altri mondi, di tornare indietro e di raccontarlo. Il grande affabulatore Omero era sicuramente folle. Tutti i grandi poeti lo sono. E Erasmo da Rotterdam ha scritto quel libricino che io mi sono divorato in due giorni, Elogio della follia. Pur essendo scritto tanti secoli fa, 3 secoli fa, è un bellissimo libro, estremamente godibile. E in realtà, appunto, elogia la follia. Cioè, il folle è quello che vede l'altro mondo. Noi adesso, in questo periodo particolare, in questo periodo storico, siamo chiamati a diventare folli. Perché se stiamo nelle costrizioni che ci bloccano e che ci dicono adesso di avere, noi moriamo. Per cui adesso è il momento della follia, adesso è il momento di creare nuovi mondi, adesso è il momento di fare poesia. Poie, poieo, in greco vuol dire creare. Noi siamo i creatori, quindi noi oggi noi possiamo fare poesia, noi possiamo creare il mondo, come facevano gli antichi in queste scuole. Questi dei maschili della vegetazione morivano per poi rinascere. Sì, erano i famosi paredri della grande dea. Allora, la grande dea, che poi prende tantissimi nomi, sapete, nell'antichità, per chi non lo sapesse, si legge il mio libro, quando Troia era solo una città, che adesso non lo trovo più, ma insomma lo conoscete, aspetta che ve lo prendo. Eccolo. Ecco, quando Troia era solo una città, eccolo qua. E ecco, quando l'antica dea, le antiche dee madri vivevano nel mondo, si accoppiavano con giovani e ai tanti maschi che venivano chiamati paredro. Il paredro della dea, ovvero lo ierofante, poi nei riti iniziatici anche eleusini che si univano carnalmente con la sacerdotessa. Ricordate che il sesso era praticatissimo nell'antichità. Siamo noi che siamo. Abbiamo avuto 2000 anni di castrazione sessuale, ma anticamente non era così. A parte una sola dea, che era Cibele, la quale, diciamo, i sacerdoti di questa, diciamo, devoti a questa dea, si eviravano per sembrare donne, per sembrare dee, ma insomma era una distorsione abbastanza grave. Carlo, dal mio punto di vista questi racconti non nascono come religioni, purtroppo lo diventano e ingabbiano l'anima. Ah, ma la religione è fatta per il potere, è fatta dal potere, è uno dei mezzi per incanalare la spiritualità, che una volta era libera, ora invece ai dogmi. Dobbiamo alle regole, a determinare pensieri e non puoi pensare in un altro modo, quindi questo è ciò che le religioni, tutte le religioni monoteiste, abramitiche, portano come dogma e questo blocca. È chiaro che imprigiona, ma questo si vuole, cioè si vuole che l'essere umano non sia mai libero. Pensate che la libertà dalle persone inconsapevoli è considerata, per esempio, mi ubriaco tutte le sere e quindi sono libero. No, è esattamente il contrario. Se tu ti ubriachi tutte le sere, sei morto dentro. Ti uccidi in realtà, ti stai uccidendo. La persona libera non si ubriaca, si inebria. Vedete le parole come sono? La persona sana scrive poesie, non si fa rinchiudere in un manicomio. Cioè, ci sono sempre i due livelli, no? Che si assomigliano.
sono sempre lì, limitrofi, no? Vicini apparentemente, in realtà distanti in modo assoluto. E quindi ecco che anche, per esempio, la libertà non è fare ciò che si vuole, ubriacarsi tutte le sere o andare a donne tutte le sere, cosa che ovviamente il potere vuole che tu faccia, perché così ti tiene bello controllato. Invece la persona veramente libera è quella che va, viaggia nei mondi, è quello che fa quello che gli pare per stare bene. E può essere anche semplicemente ascoltare musica, o leggersi una poesia, o cantare. La persona libera fa questo e sta bene ed è felice. E vabbè, siamo lontani da questo mondo. La grande idea rende libero e non ingabbia nessuno, assolutamente. Le antiche religioni infatti non erano religione, perché la religione viene da religo, latino, che vuol dire lego, rilego, cioè rego due volte, è un legame, quindi un obbligo, e quindi un dogma, e quindi un'imposizione dall'alto. Non avrai altro Dio fuori che me. È un'imposizione dall'alto. È appunto una dominazione. Tutta un'altra cosa è la spiritualità. La spiritualità è ricerca del bello, è ricerca dell'amore, ricerca della gioia, ricerca di tutti i livelli in cui un essere umano si può esprimere. Noi ci possiamo esprimere a livello mentale, a livello fisico, a livello sessuale, a livello spirituale. La persona libera è quella che si può esprimere su tutti questi livelli, tutti, nessuno escluso. Perché se ne escludiamo uno solo, già non siamo più liberi. Per esempio, noi potremmo dire che una persona legata o imprigionata è libera, sì, dal punto di vista mentale può spaziare, ma non è libera dal punto di vista dei muscoli, del corpo. E altrettanto al rovescio, chi è bloccato nell'anima sarà libero di correre, di girare, ma non è libero nella mente. Per cui, insomma, non è una cosa facile da conquistare la libertà. Tu fai sempre poesia delle tue parole, qualsiasi cosa tu spieghi. Grazie, ma la poesia mi appartiene. Io adoro la poesia, ma non perché mi piaccia così come erudizione. Mi piace perché la parola crea, no? La famosa abracadabra, la magia. La magia della parola è fantastica. Io sono innamoratissima della poesia. A quanto il grande equilibrio, Giuseppe, dunque, a quanto il grande equilibrio di forze che riporterà la vera sanità fisica e spirituale, vorrei chiederlo a Dioniso. Già, infatti, siccome Dioniso, un pezzettino di Dioniso è in ognuno di noi, no? Il famoso Spargamos, noi abbiamo tutti un pezzettino di divinità dentro, sarà quando tutte queste divinità, cioè tutti noi, riusciamo a vivere amore, riusciamo a vivere in armonia. Il punto è che nessuno può dominare un uomo libero. E invece il dominio non vuole la libertà, anche se parla di libertà, le parolone che usano. In realtà tutto è tranne che libertà. La libertà è una conquista intima. Tu sai di essere libero quando stai bene. E se qualcuno ti blocca e ti dice no, questo no, tu devi dire no, io allontani quella persona che ti blocca. Perché tu ti devi espandere, tu devi essere libero di esprimerti in tutto quello che senti. Perché così è, perché tu sei un essere divino, hai capito? E quindi, insomma, è molto difficile. Il famoso Limen, per dirla con la mia amica Loredana Filippi, che dice sempre:
limen, la parola limen vuol dire soglia in latino, cioè la porta, la soglia della porta, no? Dove si apre l'altro mondo. Quel limen deve diventare lumen, cioè deve diventare luce. Tu devi aprire una porta verso la luce. Nel momento in cui tu illumini, tu capisci, tu comprendi, perché capire è una cosa mentale, taglia, l'analisi, tu capisci tramite analisi, ma comprendi tramite sintesi, cioè comprendi, cioè prendi tutto con te e sei dentro questa cosa e la vivi, la sai in quanto la vivi dentro. Questo fa lo sciamano, vive nel suo corpo le cose. Non le guarda con la mente, vive attraverso tutti i suoi livelli. Allora sì che avviene la vera conoscenza. Se no, rimaniamo nella scienza. La scienza è la mente che taglia, analizza, vede, guarda, guarda con il binocolo, con il microscopio, guarda i virus. Quella è la scienza. Ma la coscienza è qualcosa in più della scienza. È la coscienza quella che è umana e che tutti i medici o chi è nella scienza dovrebbe avere in grande quantità, e invece no, purtroppo non ce l'ha sempre. Vero. Libertà e ribellione, altri termini mal interpretato. Sì, la ribellione è al dominio. La ribellione è alla costrizione per avere libertà. Ora ricordiamo una cosa, che noi liberi in assoluto non lo saremo mai perché abbiamo un corpo. E come tale questo corpo va rispettato. E dovendo rispettare tutti i limiti che ha il corpo, deve dormire, deve mangiare, deve muoversi. Deve digerire, deve fare un sacco di cose questo corpo, no? Deve parlare, deve riprodursi. Quindi, insomma, ha un tanto da fare il corpo. E quindi la libertà è limitata, se vogliamo, da questo. Ma benedetto sia questo limite, perché ci fa essere vivi. Altrimenti saremmo puro spirito. Per cui ci fa conoscere la materia, e la materia è una grandissima conoscenza che lo spirito può avere solo se si incarna. Quindi l'incarnazione è una benedizione, anche se ci porta, siamo separati, abbiamo l'anima. Non sono diversi, ci hanno fatto credere che siano due entità diverse, ma è tutt'uno. Ecco perché quando si ammala l'anima si ammala il corpo, e quando si ammala il corpo si ammala anche l'anima. È tutt'uno, non possiamo scinderli. La scienza deve essere sottomessa alla coscienza. Non può la scienza dettare legge alla società degli uomini. Infatti, adesso stiamo vivendo un momento in cui la scienza sta dettando cose assurde, totalmente pazze, per cui manca coscienza. Manca la coscienza sciamanica, manca la coscienza dell'oltre, nell'andare negli altri mondi. Abbiamo perso l'anima del mondo, l'animus, l'anima mundi, no? Dicevano i latini. Abbiamo perso l'anima, il mondo sta perdendo l'anima. E infatti ci vogliono tutti robotizzati, ci vogliono tutti homus mechanicus. Ma noi siamo molto oltre l'homus, noi siamo molto di più. E infatti ci vogliono diminuire, vogliono che noi siamo meno di quello che siamo. E allora noi dobbiamo essere di più di quello che siamo. E così la vera ribellione è la conoscenza che muove la coscienza. Quindi più ampliamo conoscenza, più abbiamo coscienza e più siamo liberi e quindi meno schiavi e meno quindi soggiogati dalla dominazione. Questo è quello che si insegnava nelle scuole dionisiache, a liberare la creatività, a liberare il corpo. C'erano delle danze. Sapete da dove deriva la parola baccano in italiano? Deriva da Bacco, cioè dalle baccanti.
da queste donne invasate del Dio che facevano un rumore pazzesco, avevano delle specie di strumenti che si chiamavano tirsi, che erano delle specie di bastoni, ma un po' a Napoli ancora ce ne sono di queste cose, dei bastoni con delle campanelle attaccate, degli sbattocchi che e facevano un rumore terribile. Delle usanze di tipo dionisiaco ci sono ancora, a parte la tarantella, la taranta, nel Salento, eccetera, abbiamo tutte queste danze statiche proprio che arrivano fino a fare svenire la persona, no, alla fine della danza. Anche per esempio nelle famose sagre paesane ancora nel sud Italia. Si usa portare il santo patrono, no? Si porta a spalla, ci sono questi con questo santo che ondeggia, che si muove. Anticamente, sapete che cosa? Nelle feste dionisiache, perché si faceva sempre festa, nelle feste dionisiache veniva portato un enorme fallo, gigantesco, così a spalla, diciamo, che ondeggiava e si vedeva questo fallo, Priapesco, no? Che era l'inno alla sessualità e l'inno alla forza virile. Grazie Paola, sei troppo carina. Le tue serate sono estremamente preziose. Credo che per essere di più dobbiamo essere di meno, cioè l'evoluzione sta nel togliere, non nell'aggiungere. Beh, forse direi più nel cambiare. Dobbiamo sicuramente togliere un sacco di pregiudizi che abbiamo in testa, ne abbiamo troppi. E su questo, Carlo, sono d'accordissimo. Però dobbiamo anche aggiungere altro. Cioè, non dobbiamo solo depauperare, dobbiamo anche aggiungere cose belle. Cioè, la poesia, la gioia, l'amore, l'estasi. Cioè, tutte queste cose vanno aggiunte, perché se no non le abbiamo, eh. Cioè, almeno io ritengo che noi non le abbiamo, non riusciamo a viverle. Perché nel momento in cui siamo in grado di viverle e dovremo viverle insieme ad altre persone, le altre persone non ci sono. E quindi si vive così come si può. Come fanno ancora in Giappone per la festa della fertilità? Ma sì, l'inno alla vita in realtà è l'inno al sesso, l'inno alla sessualità, ma poi il tantra lo dice chiaramente. Cioè, togliere il sesso vuol dire togliere la vita. Cosa fanno tutte le religioni abramitiche? Tolgono il sesso. Prima cosa in assoluto. Dopo ti dicono anche che sei malato, che sei infetto, che sei tutte quelle altre cose. Ma in assoluto, in primis, va tolta la fonte. E la fonte energetica della vita è sessuale. E Dioniso è un dio sessuale. È un dio che porta all'estasi, l'estasi dionisiaca, appunto, viene definita proprio dionisiaca, proprio perché era un'estasi fisica. Non era solo un'estasi psichica o spirituale, come per esempio raggiunsero invece gli asceti. L'ascetismo è un altro tipo di estasi, ma non è estasi dionisiaca. L'estasi dionisiaca è comprensiva del corpo, è esattamente l'estasi tantrica, è la stessa. Adesso si parla di due parole diverse, semplicemente perché una è di origine indiana e l'altra è di origine greca, però i concetti sono gli stessi, cioè l'essere umano alla fine in tutto il pianeta è sempre lo stesso, quindi non è che cambiano i nomi, cambiano le definizioni. Non so cos'altro volete sapere. Ora, la fertilità è sessualità e quindi diciamo la sesso è gioia, dovrebbe essere gioia. Anzi, forse è una delle espressioni di gioia più belle. Come il canto, come il ballo, sono tutte forme dionisiache.
queste baccanti andavano per tutte le strade urlando, ballando, spogliandosi, divertendosi, andando a fare queste conoscenze greche antiche. Poi, quando furono prese copia e incolla da Roma, degradarono. Come tutte le cose copiate, non funzionano. Per quanto si copino bene, poi c'è qualcosa che c'è un bug dentro, c'è qualcosa che non, poi le, non le fa funzionare. Quando le scuole dionisiache arrivarono a Roma, vi ricordate che Grecia capta ferum victorem cepit, no? Cioè, una volta presa la Grecia, fu la Grecia a prendere il fiero vincitore, cioè Roma, no? Perché Roma fu invasa dalla cultura greca e divenne lei stessa in qualche modo portatrice di grecità. La romanità non è altro che una copiatura della cultura greca. Ma come sempre le copie vengono male. Quindi queste scuole dionisiache, pur nate con questi nobili intenti, man mano degradarono e degradarono in orge senza più nessuna spiritualità, in cui la gente si ubriacava, si fornicava, ci si degradava totalmente, venivano mangiati questi animali, ci si sporcava di sangue, qualcosa di orgiastico. Infatti, i famosi baccanali a Roma furono poi proibiti quando arrivò i cristiani. Nel 388, con l'editto di Tessalonica, Teodosio il Grande bloccò tutte queste manifestazioni effettivamente degradate, perché ormai di spiritualità non c'era più nulla, e impedì appunto ai pagani di esprimersi, bloccò tutte le conoscenze, bruciarono tutti i papiri, tutti i libri, tutte le biblioteche che esistevano, e ci si sprofondò di nuovo in un abisso di ignoranza mostruosa, che poi furono i primi anni del Medioevo, l'invasione dell'impero e tutto ciò che poi la storia racconta. E quindi viviamo in una società che cerca di creare il disagio in ognuno di noi, creando modelli che ti fanno sentire inadeguato, ti tolgono l'amore per te stesso, l'accettazione di... Dobbiamo aggiustare. Credo che l'estasi si possa vivere solo nella nostra interezza, diventa pieno tutte le parti di noi. Bravo Carlo, sì, tutte le parti. Non possiamo staccarne una. Perché io non posso prendere una persona, adesso sì, mi piace la testa, però quel braccio sinistro non mi piace e non lo voglio. No, la gamba destra non mi va bene. La gamba sinistra sì, però. Cioè no. Le persone vanno prese tutte intere, altrimenti appunto ci sono questi tagli che fanno ma molto male. Tutte intere, così come sono bellissime sempre, così come sono. E vanno amate, e questo è l'amore. Prende la persona così com'è. Non andare a dire sì, però questa qui vorrei che fosse cos'ha, perché se no questa non mi sta bene qui. No. Per essere felici bisogna essere interi. E ha ragione Carlo, bisogna non tagliare i pezzi. Le cose copiate hanno l'energia delle cose copiate, come un'opera d'arte e la sua copia. Infatti Roma, tutte le famose Veneri di Roma non sono altro che le Afroditi copiate dai greci, ma una cosa è Fidia e Prassitele, e una cosa sono i copiatori romani, per quanto bravi. E a volte grazie a queste copie che noi abbiamo anche conoscenza degli originali che sono andati perduti, per cui non è che è tutta negativa la copiatura, però insomma stiamo sempre nel copiare, ecco. Quindi la grandiosità delle statue,
greche della classicità sono ineguagliabili, non c'è un paragone. Dunque, scoprire l'invisibile sottrazione, tornare a riappropriarsi di ciò che è stato tolto. Sì, il processo di conoscenza, andare negli inferi per poi tirare fuori l'anima e portarla alla luce e quindi all'alto, questa è la funzione delle persone spirituali. Chi fa questo viaggio, viaggio ctonio, il viaggio sotterraneo, l'underworld, e poi torna su con la conoscenza del male, con la conoscenza del dolore, con la conoscenza della separazione dall'amore, sa. E siccome sa, guarisce. Quindi gli sciamani non è vero che non guarivano. Guarivano le persone, certamente non come facciamo noi con la medicina di oggi, che è una medicina razionale che dà esclusivamente dei farmaci. Ma voi credete che un bambino possa guarire solo dandogli una medicina, uno sciroppo per la tosse? E che non sia in realtà quel gesto della mamma amorevole che tutte le notti gli dà il cucchiaio con lo sciroppo e poi gli dà il bacino della buonanotte. Quanto sta curando lo sciroppo e quanto quel bacio della mamma. Provate a togliere il bacio della mamma a un bambino e poi vedete come si ammala subito. Ed è quello di fatti che stanno facendo. Stanno togliendo l'amore e questo è uno scempio. Le statue greche portavano in trionfo la natura sotto ogni aspetto, le statue romane portavano in trionfo i guerrieri e le vittorie. Sì, brava, brava Cristina, è vero. Chiaro, perché Roma era fondata sull'esercito, era fondata sulla guerra. Civis pacem parabellum. Se vuoi la pace devi preparare la guerra. Questo dicevano i romani. L'impero si fonda sulla guerra, sulla vittoria, sul condottiero, sul Cesare che vince, il Pontifex Maximus, no? E difatti, lì ancora oggi, no? Il Marco Aurelio lì al Campidoglio, è lì con la mano alzata sul cavallo che sta incitando le sue truppe. Fino a che noi pensiamo che quello sia civiltà, siamo in una società di guerra. Nel momento in cui capiamo che la civiltà ben altro possa essere, e allora cominciamo a fare dei passi verso la vera conoscenza, che non è di battaglia, che non è di guerra, che non esistono nemici. E quando non esistono più nemici, che si comincia veramente a vivere quando i nemici in realtà sono debellati, perché i nemici sono solo parti di noi non risolte. Noi il nemico lo vediamo fuori, ma in realtà è dentro. E quando non riusciamo a risolvere delle cose è perché non le abbiamo risolte dentro. Quindi sono i nostri daimon, i nostri demoni, che queste scuole iniziatiche cercavano di capire. La parola felicità, l'ho già detto anche in un'altra conferenza, la parola felicità in greco si dice eudaimonia, in cui i daimonia, cioè i demoni, sono eu, cioè stanno bene. Noi siamo felici quando i nostri demoni interiori, tutte le parti che ci abitano, tutte queste varie persone, tutte queste varie. Ah, sapete la parola persona in latino? Vuole dire maschera. E sapete qual è il simbolo di Dioniso? È la maschera. Dioniso è il dio dei teatri, è il dio che si mette la maschera, che fa specchio, che impersona un personaggio. Ma dietro la maschera chi c'è? Dietro la maschera di Dioniso, chi c'è? Noi tutti siamo bravi a indossare una maschera, la famosa persona. La persona in latino, persona, vuol dire maschera, pensate un po'.
Quindi vedete che noi diciamo che siamo persone, noi siamo in realtà maschere. E dov'è il Dio dentro di noi? Questa è la bella ricerca. Ho conosciuto personalmente un uomo, figlio di medici, paralizzato agli 8 anni, guarito solo e soltanto grazie al nonno, che lo ha portato da uno sciamano in Brasile. Vedi un po'. Il mondo attuale, in poche parole, dal punto di vista spirituale, è involuto. Sì, Paola. Il mondo attuale è imbarbarito, il mondo attuale è troppo materialista e pensa che la materia sia importante. E questo crea il problema, perché se io penso che solo i soldi, solo il potere, solo il dominio sugli altri sia importante, allora tutte le mie energie andranno lì. E creeranno un mondo di nemici, perché chi mi sottrae il lavoro, chi mi tradisce, chi mi fa lo sgambetto, io devo stare attento. E quindi nel mondo materiale sì, è molto impoverito dal punto di vista spirituale, è sicuramente povero. Infatti noi clinichiamo negli altri la parte ombra di noi. Sì, molto spesso sì. Infatti l'altro va sempre benedetto. Perché comunque ci porta uno specchio, la famosa pupilla, no? In cui gli innamorati si guardano. L'innamoramento è uno degli specchi più potenti, proprio perché ha la forza di Eros, ha la forza del Dio, no? Quindi quando noi ci guardiamo negli occhi con l'altro, vediamo noi stessi. Il che significa che proprio c'è una specularità, proprio uno specchio. Ma anche anatomicamente l'occhio è uno specchio, nel retro dell'occhio c'è lo specchio, no? Che sotto, mette l'immagine sotto sopra. Quindi è proprio così, anche anatomicamente abbiamo gli occhi che fanno specchio. Quindi lo specchio di Dioniso è una bella metafora per capire come siamo messi in questi tempi e come in realtà il Dio sia sempre attuale e come tutte queste cose siano estremamente attuali. Quando mi dicono che il tempo non esiste, in questo senso è vero, perché tutto ciò che allora era importante è esattamente importante anche oggi, forse ancora di più. Per cui non è cambiato niente, passano i secoli, i millenni e l'uomo rimane com'è, con tutti i suoi problemi, le sue défaillance, i suoi difetti, i suoi pregi, le sue ricerche. La vita è affascinante per questo motivo, secondo me. E quindi, ma non so che ora ho fatto. Sì, sono le 11, praticamente credo che se non avete altre domande, ho fatto anche oltre il tempo dovuto. E comunque vi invito a diventare dionisiache, a diventare un po' folli, a ballare, a raggiungere le vostre estasi e a cercare sempre il Dio che è in voi, perché Dioniso parla. Dioniso è un pezzetto del nostro cuore, il cuore di Dioniso ci appartiene. Con ciò vi ringrazio dell'attenzione e se avete altre domande, poi questo video verrà messo su YouTube e in altri modi, quindi poi eventualmente me lo chiedete in privato, vi manderò lo streaming se non siete riusciti a collegarvi. E comunque io vi saluto e vi abbraccio tantissime. Grazie, grazie dell'attenzione, arrivederci presto. Buonanotte.